Sono qui con il direttore concertatore di questo Macbeth a Trieste, il maestro Gianpaolo Bisanti, che ha già esordito a Trieste l'anno scorso nella stagione sinfonica con la quarta e la settima sinfonia di Beethoven, e adesso appunto si presenta questo esordio operistico. Si è scelto un momento molto facile per cominciare un'opera molto facile. Sì, diciamo che facile è un eufemismo, perché ogni volta che ci approcciamo questi mostri sacri dobbiamo sempre utilizzare grande discernimento, grande rispetto, grande amore per la filologia, grande rispetto per i cantanti e tutto ciò che concerne a livello stilistico. Io approdo a Trieste, mi lasci dire, con grande gioia, con grande soddisfazione, perché è un punto importantissimo per la mia carriera, un ente lirico conosciutissimo, un ente lirico che produce, e soprattutto all'interno di questo giro, chiamiamolo così, della produzione di Macbeth di Svoboda, che è partito dalla Fondazione Pergolesi Spontini di Iesi con grandissimo successo, passando per il Teatro Carlo Felice di Genova e approdando qua al Verdi di Trieste. È un onore per me, anche parimenti per il fatto che si celebrano i 10 anni a scomparsa di questo grande genio che è Joseph Svoboda, e l'onore anche di collaborare nuovamente con Henning Brockhaus, perché nel corso degli ultimi anni abbiamo partecipato a delle produzioni molto importanti e molto prestigiose, nella famosa Traviata degli Specchi e di questo Macbeth proprio che è partito da Iesi. Si potrebbe parlare per ore di quest'opera. Certo. E tra l'altro un piccolo inciso: questa mattina io ero presente alle prove e ho visto che il regista, appunto il maestro Henning Brockhaus, è uno di quei pochi registi che legge la musica, perché io l'ho visto seguire con uno spartito in mano. È una cosa importante anche per un direttore di orchestra. Sì, è molto importante, anche perché io per mia, come dire, abitudine tendo a essere presente a tutte le prove di regia, per cui in un momento di assenza ho guardato, ho sbirciato lo spartito di Henning che aveva sul suo leggio in cabina di regia, e ho visto che ci sono degli appunti meticolosamente riportati per quanto riguarda anche la logica, oltre che gli interventi scenici, le luci e via dicendo. Per cui il fatto di avere la possibilità di collaborare con un musicista è di assoluta e primaria importanza. Una cosa importante e anche molto rara da trovare appunto oggi, come dicevo. E il Macbeth, opera straordinaria, detta non solo per me o per lei, ma lo stesso Verdi al suo tempo, nelle lettere, e lo considerava una delle sue, al momento in cui l'aveva composto, l'opera alla quale era in qualche maniera più attaccato e più affezionato, no? E noi qui a Trieste sappiamo che ci sono due versioni di Macbeth, e noi quale versione vedremo qua? Assolutamente, faccio una premessa: per Verdi è stata una sfida, perché ha partorito, perdonatemi il termine, quest'opera in un momento piuttosto travagliato della sua vita, anche a livello di salute lui non stava benissimo, per cui ha dovuto fronteggiare tantissimi eventi un po' infausti, diciamo così, a partire dal rapporto che aveva con Piave, dal rapporto che aveva con i cantanti. Non a caso lui è sempre stato molto meticoloso, molto esigente, e mai come in questo caso lui desiderava il massimo da una fonte, quella shakespeariana, che per certi versi lo spaventava molto. Poi ovviamente nella fase più matura della sua produzione lui si è lasciato andare con Otello, con Falstaff, da un punto di vista di stilistico in maniera molto più aperta, libera, come sappiamo tutti per quanto riguarda la forma musicale. La sua decima opera rappresenta un punto di demarcazione, un borderline, come definisco io, tra la fine di un assetto stilistico e l'inizio di un nuovo percorso, pur essendo la decima opera, quindi siamo ancora all'inizio della sua produzione,
del suo genio. Che cosa dire? Che il Macbeth conserva comunque la forma chiusa, conserva dei piccoli germi ancora di bel canto, da non ovviamente paragonare al, perdonatemi anche qua il termine, lo stile un po' tardo donizettiano dell'Oberto di Conte di San Bonifacio e delle sue prime opere, ma ecco, il germe di bel canto si può ritrovare sostanzialmente in due episodi: la Paterna Mano, l'aria di Macduff, dopo il Patria Oppressa, e Pietà, Rispetto, Amore o Onore, che dir si voglia, l'aria del baritono. Poi tutto il resto è sempre composto ed è sempre stato pensato con tinte corrusche, con tinte pungenti, soprattutto per quanto riguarda la vocalità del soprano, della Lady, che è definito un soprano drammatico di agilità, dove si ritrovano tutte insieme delle caratteristiche molto impervie per la voce. La voce è trattata quasi al pari come uno strumento. Noi possiamo notare come lei esordisca con, aprendo le canne, come si definisce in gergo, con l'ambizioso spirito, e poi il vienit affretta e or tutti sorgete nella cavaletta del primo atto, per poi lasciarsi andare a melismi, agilità, puntature impervie per una voce così pesante, così drammatica, del Brindisi, per non parlare poi del famoso arpeggio che terrorizza tutti i soprani, di re bemolle maggiore, del sonnambulismo. Alla fine sì, del sonnambulismo. Sì. Esattamente, per cui faccio un piccolo riferimento storico: Verdi ha sempre chiesto e spinto per avere un personaggio strisciante come un demone dalla voce brutta. È chiaro che le cita proprio, cita letteralmente. Esattamente, queste, le soprano si sono ben guardate dall'approcciarsi a questa parte così difficile, così funambolica, con una voce brutta. Però bisogna dire che dopo il primo successo di Macbeth, quest'opera a livello di repertorio fu un attimo dimenticata e fu, come dire, riconsacrata negli anni 50, se non sbaglio, con la Maria Callas alla Scala, entrando poi definitivamente nel repertorio. Arrivo alla sua domanda. La prima versione del 47, quella che ha debuttato al Teatro alla Pergola, è diciamo quella di riferimento. Poi nel 65, quando a Verdi fu chiesto di scrivere una versione per Parigi, dove tutti sappiamo c'era la consuetudine, essendo presente un corpo di ballo, di avere delle parti di interpolazione con dei ballabili, Verdi ha fatto delle modifiche sostanzialmente. Noi sentiremo in questo specifico caso la versione del 47 con delle aggiunte, tra cui per esempio La luce langue, l'aria di Lady Macbeth, che era stata prevista nel 65, e poi La patria oppressa, però non sentiremo l'aria del baritono. Quindi l'opera finale. Si conclude col coro? Si conclude con il coro Macbetto Ve, dove è l'usurpatore, con l'incoronazione di Malcolm, e sostanzialmente questo. Quindi la versione del 47 con qualche aggiunta del 65, tra cui, come dicevo, La luce langue. Noi abbiamo accennato così di sfuggita un po', anche perché il tempo è tiranno, come sempre, alla parte del soprano, non che per quella del baritono il Verdi sia stato più, come dire, più buono. Assolutamente. Io, fin da quando sono piccolo, avevo un papà che aveva una bellissima voce da tenore e mi diceva sempre, Giampaolo, le opere di Verdi, lui mi ha passato tutti i suoi spartiti con le sue annotazioni, è stata una grande gioia, una grande emozione, i vecchi spartiti ricordi. Lui mi diceva sempre, Giampaolo, quando si mette in scena un'opera di Verdi non si può mai prescindere da un soprano, un tenore, un baritono e un basso. Le opere di Verdi si fanno con quattro grandi voci, ove ovviamente siano previste, ma faccio per esempio riferimento a Hernani, dove se non hai un Elvira, se non hai un Silva, se non hai un Don Carlo, quest'opera non la fai. E quindi questo è, diciamo, è un grande scoglio da superare. Se si mettono in scena queste opere bisogna necessariamente avere delle grandi voci, mai come in questo caso, dove la Lady è una, come dire, la Lady affronta una vocalità assolutamente impervia per la voce femminile, e come diceva lei, anche la figura del baritono non è da meno. Io ho sempre preso a braccetto i
baritoni che con me hanno collaborato nelle produzioni di Macbeth, e ho cercato di indurre loro a capire che non è necessariamente importante sempre, come dire, il canto spianato. Verdi è meticolosissimo, per quello che prima parlavo di una nuova scrittura molto avveniristica. Lui a livello agogico, a livello didascalico, soprattutto per la parte del baritono, oltre che per la compagine orchestrale, tende a scrivere cupo, aperto, a voce spianata, rimettendo la voce il più piano possibile. Ecco, se un baritono si approccia, un baritono di buono strumento si approccia cantando di natura, di fibra, e quindi aprendo tutti i suoni e cantando sempre tra il mezzo forte e il forte, secondo me non rende un buon servizio alla scrittura verdiana. Parimenti, se un baritono discerne quello che Verdi vuole e cerca di costruire un personaggio più pavido, più crepuscolare, più ricercato, più intimistico, a mio giudizio riesce a far centro e quindi a descrivere la figura di Macbeth esattamente come la voleva il maestro. Assolutamente sì, anche perché oltretutto, proprio questo si sa anche dalle lettere e anche dalle opere che ha lasciato il maestro, la corda baritonale è sempre stata particolarmente privilegiata in questo senso da parte di Verdi, perché ha scritto dei ruoli che sono straordinari, insomma, e pensiamo Rigoletto, solamente per dire il primo, che verrà appena qualche anno dopo. Si evince dai suoi scritti che il baritono era la corda a lui più vicina e a lui preferita. Con Rigoletto siamo non sempre la figura del baritono viene descritta da Verdi come trionfale, come edonistica, eccetera. Con Rigoletto, questo è il classico esempio, comincia a depauperarsi la figura del superio, del superuomo, per lasciare spazio alle caratteristiche più umane, più terrene, più tristi, meno goliardiche, insomma meno trionfali del marito. Anche perché, voglio dire, mi scuso se l'interrompo, maestro, ma ci mi è venuto adesso a dire questa cosa, che in qualche maniera Verdi è pur sempre è stato un cantore del diverso, no? Abbiamo Rigoletto, che è un diverso, certo. Abbiamo Macbeth, che da un certo punto di vista anche lui è un diverso, perché è uno dei primi, in questo modo, diciamo, sottomessi, lo possiamo dire, psicologicamente, una figura di donna invece molto forte e molto importante. Esattamente, in Macbeth lui descrive didascalicamente, perfettamente, il testo shakespeariano, facendone un sunto, facendone un piccolo compendio, in maniera straordinaria, un po' quello che ha fatto con Traviata, sostanzialmente. Altra diversa? Assolutamente, no? Assolutamente. Sì, questo è molto interessante, è molto bello da un punto di vista proprio storico. Lui racconta, e per quello mi rifaccio a quello che dicevo prima, dell'approccio che un baritono deve avere nei confronti di questo personaggio, di questa iconografia, chiamiamola così. Lui racconta la pavidità di un uomo debole e l'arguzia, la cattiveria e la lungimiranza di una moglie che sa perfettamente dove vuole portare il marito e lo fa tout court, a tutti i costi, senza colpo ferire. Non a caso, in tante pagine di Macbeth, il baritono è l'unico personaggio che perennemente vive dei rimorsi continui. Per esempio, il secondo atto si apre con lei che dopo un lasso di tempo non considerevole lo rivede, e la prima cosa che gli dice è: perché mi sfuggi e fiso ignor ti veggo in un pensier profondo. Il fatto è irreparabile. Lui si sveglia da un incubo, perché soprattutto in questo allestimento c'è questo bellissimo gesto di teatro dove c'è il piccolo Fleanzio che accoltella nel sonno Macbeth, e lui si sveglia da questo incubo come per dire: oddio, che cosa ho fatto. Vede il fantasma di Banco sempre durante il ricevimento del brindisi, vive di rimorsi continui. Il contrappasso sarà che anche la Lady, alla fine della scena del sonnambulismo, morirà di rimorso.
ma lei rimane ferma sulle sue convinzioni e sul suo piano fino alla fine. Certo, quindi diciamo, anche tra l'altro parlando questa mattina con il regista Brockhaus, questo è un allestimento che mette in luce in maniera particolare, diciamo, il lato onirico, no? E anche il lato erotico, perché Macbeth è un'opera che è estremamente erotica, proprio già il fatto che tratta del potere, certo. Diciamo così, è un'opera il che... Il potere in mano alle donne. L'8 di marzo è un modo un po' singolare per festeggiare, esatto. Diciamo così, la festa della donna. Però la diamo per buona, diciamo sì. Così. Maestro, volevo chiederle ancora una cosa. Un'opera indubbiamente molto difficile da dirigere. C'è un punto in cui lei in particolare, ammesso che ci sia a questo punto, mette particolare attenzione, quello è più affezionato, quel si sente più emotivamente coinvolto? Allora, io in quest'opera, che ho già avuto modo, per mia fortuna, di macinare tante volte, metto l'attenzione dovuta per il sostegno del canto, dei cantanti, perché la cosa importante dal punto di vista nostro, personale, di direttori d'orchestra, è essere un po' i padri spirituali di uno spettacolo, di segnare un perimetro all'interno di quel perimetro, ovviamente ottenendo che nessuno esca da questo perimetro per non creare caos e per non creare alea, ma all'interno di questo perimetro io desidero che tutti i cantanti riescano a esprimersi secondo la loro personalità, le loro potenzialità e via dicendo. Ci sono tantissimi punti che io amo in quest'opera. Io credo che tutto il duetto del primo atto, il monologo di Macbeth, sempre del primo atto, e il grande concertato Schiudi Inferno, quando viene scoperto il cadavere di Duncano, e quindi nello sgomento generale c'è la massa palesa delle intenzioni, dei sentimenti contrapposti, Macbeth, la Lady, Macduff, ci sono tutti sostanzialmente, e i cortigiani, credo quello sia una delle realizzazioni più alte del maestro in assoluto. Qui a Trieste con le masse artistiche, ovviamente, e spero sia trovato bene, l'orchestra, il coro sono all'altezza delle sue aspettative? Assolutamente sì, io avevo già, ero già entrato in contatto, come diceva lei, con l'orchestra l'anno scorso per questo concerto sinfonico, ho avuto l'onore di ritornare quest'anno per la prima volta con la lirica, ho massima collaborazione, massima simpatia, anche perché io voglio proprio modestamente creare sempre grande armonia sul lavoro. Il coro è fenomenale, il coro è una macchina da guerra, posso dire così, appena sono andato in sala loro hanno percepito quali erano le mie intenzioni, quali erano i miei tempi, mi hanno seguito subito. Devo spendere una parola di ringraziamento anche nei confronti del coro, perché chi avrà modo di vedere questo spettacolo, chi lo conosce di già, avrà già percepito che il loro impegno sul palcoscenico è notevole, soprattutto per quanto riguarda le streghe, che a mio giudizio sono coprotagoniste insieme a Macbeth. Sono pienamente il terzo personaggio, no? E alla Lady. E l'orchestra, che è professionalissima, che è preparatissima. E poi un ringraziamento a tutti, al direttore di palcoscenico, ai tecnici, a tutti coloro che stanno lavorando a questa produzione, che io mi auguro sia eccezionale come è sempre stata finora. Bene, allora salutiamo il maestro Bisanti, un grandissimo in bocca al lupo per questo prossimo impegno molto gravoso, e un saluto agli amici di Opera Click. Assolutamente, aspettavo proprio questo momento, saluto gli amici di Opera Click, vi abbraccio tutti forte e vi seguo quotidianamente sul vostro periodico, siete fantastici, e il lavoro che voi fate giorno per giorno, tutti gli appunti positivi o negativi che siano, io li trovo sempre estremamente costruttivi, e quindi questo blog fa onore, questo periodico, chiedo scusa, fa onore al nostro paese. Andate avanti così, un abbraccio da parte mia. Le ringrazio molto.